È un'enorme sciarpa che si chiama sciarpa dell'amicizia, tandem. Vedi, qui c'è San Francesco. Questa c'è un'idea che è la Verna, il sasso spicco. E qui c'è l'albero dove tutti i partecipanti metteranno i bigliettini con i loro pensieri di pace in questo albero scheletrico che prenderà di colpo luce e colore. Tutto un manufatto di lana fatto a mano. Sono 60 metri da realizzare. Che è concettuale. Diciamo un pensiero forte per dichiarare la pace nel mondo. Ora c'è bisogno di dichiararlo in maniera tangibile, cioè concreta, con l'opera, perché per spezzare i pensieri negativi, per spezzare le maldicenze, per spezzare la calunnia che è sempre lì pronta verso il nostro prossimo. E quindi ci deve essere un bel segno forte, tangibile, di un'opera che fa lavorare le mani. Quando le mani lavorano, la mente si distende e i pensieri volano, quelli negativi, e rimangono nell'anima solo i pensieri positivi, di pace, di unione, di soddisfazione della vita, della gioia della vita e quindi della fratellanza e la collaborazione col prossimo, la relazione col nostro vicino e anche perché no, l'abbraccio con il nostro fratello vicino. Questo è il mondo e la gioia del mondo. Non è una ricetta così complessa, è semplice. Ciao!